Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Mercoledì 7 agosto, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro, Eduradio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Una mezz'ora d'aria insieme per questa Summer Edition, con l'idea di preparare, di portare alla vostra attenzione tanti contenuti che abbiamo già mandato, ma che sono talmente importanti che non possiamo non riproporveli. E tra questi sicuramente c'è l'intervista realizzata da Francesca Dore dell'equipe sanitaria del carcere, che molti di voi conosceranno, ad alcuni professionisti del centro casa. In particolar modo oggi Francesca intervista un infermiere ASL che si chiama Francesco Santacroce. Vi ricordo che il centro si trova in via Sant'Isaia numero 90 ed è un servizio storicamente dedicato alle persone affette da HIV/AIDS e patologie correlate, ma nel tempo in realtà ha accolto altre persone con problematiche magari più delicate, ma non soltanto appunto relative alla sieropositività. In questa prima parte dell'intervista si presenterà il centro e i vari servizi che offre, quindi il centro di diurno, telefono verde, assistenza sanitaria nei dormitori, eccetera. Ascoltiamolo insieme. Buongiorno a tutti e a tutte, proseguiamo la nostra rubrica dedicata ai servizi territoriali in Bologna e oggi siamo al centro casa, un servizio che conosceremo e qui a Bologna, in via Sant'Isaia 90, un servizio storicamente dedicato alle persone sieropositive che nell'ultimo periodo ha allargato il suo campo d'azione dedicandosi un po' a quello che è il gruppo vulnerabilità dei migranti. Lo conosceremo insieme oggi. Abbiamo con noi Mariana Perzotto, Madeleine Cana e Francesco Santacroce. Benvenuti. Vi chiedo di presentarvi e di raccontarci in parte di che cosa vi occupate. Allora, sono Francesco Santacroce, infermiere dell'azienda SR Bologna, lavoro presso il centro casa. Salve, sono Madeleine Cana, infermiere del centro casa e novità in Ivanzi. Lavoro come segretaria fissa qui e giro un po' delle strutture, sono sempre in movimento diciamo. E io stessa sono in movimento con Madeleine, sono Mariana Perzotto, medica, sono specializzata in igiene e medicina preventiva e sono attiva nei vari servizi presenti appunto che afferiscono al centro casa migranti e vulnerabilità. Vi chiedo intanto allora che cos'è il centro casa, anche un po' la sua storia, come è nato, da cosa ci si occupava soprattutto all'inizio e invece adesso che cosa è diventato. Ok, allora il centro casa è appunto un servizio dell'azienda USL, situato fisicamente in via Sant'Isaia 90 e fa parte della Casa della Salute di Porto Saragozza. E all'interno del centro casa nasce una ventina d'anni fa circa, e proprio la nostra coordinatrice Assueri è stata fondamentale sulla nascita appunto di questo progetto, che è stata improntata per un lungo periodo sui pazienti sieropositivi, sull'AIDS, una patologia comunque che negli anni addietro creava non poche problematiche a queste persone, però con l'evoluzione del tempo
fatto, bisogna dire, la patologia è nettamente cambiata e quindi, così come anche le terapie, quindi anche il centro casa si è evoluto facendo affluire con Marianna poi ed altri specialisti all'interno di questo settore quelle che sono comunque altre utenze. Il centro casa in per sé comunque svolge diversi servizi, infatti gli infermieri coinvolti sono 7, però qui affluiscono diverse figure come psichiatri, Mariano come medico, psicologi, infermieri. Era presente in passato, neanche così tanto remoto, anche la figura dell'educatore, poi sostituita nel tempo e si spera in futuro di avere comunque di nuovo questa figura, in quanto il servizio del centro casa, che poi vi spiegherò nel dettaglio, ha bisogno di questa figura, necessita di questa figura perché è fondamentale per il tipo di utenza che comunque viene coinvolta a fluire all'interno di questo servizio. I servizi che vengono svolti sono dal telefono verde all'assistenza domiciliare sempre improntata a quei pazienti sieropositivi, al centro diurno che a parte appunto da centro diurno che si svolge dalle 9 alle 16, per adesso gli orari sono stati un po' rimodulati con il cambiamento e con la presenza dell'educatore, e il carcere di Maniglia di Bologna che a sua volta coinvolge altre due figure, che è il centro di prima accoglienza e la ministeriale. Poi abbiamo i dormitori e infine il telefono verde. Sono tutti servizi che vengono ricoperti appunto dal personale sanitario che è all'interno di questa struttura. Partiamo da quello che è il centro diurno. Chi accoglie, e mi viene anche da chiedere come si arriva ad essere coinvolti in questo centro diurno, ad essere presi in carico. Il centro diurno appunto accoglieva un'utenza appunto di pazienti sieropositivi che potevano venire qui, trascorrere parte della loro giornata dalle 9 alle 16 circa, era presente una figura fissa che era l'assistente sociale. Adesso ci sono state delle rinnovazioni da questo punto di vista con il personale e ci sono comunque due figure che seguono adesso questo percorso, ma prima la costanza e la presenza era diversa. Era presente appunto la figura dell'educatore, due educatori erano presenti e gli utenti potevano accedere qui al centro diurno, fare delle attività che erano ludico-educative, dal punto di vista sanitario era presente un ambulatorio dove loro potevano fare medicazioni, prelievi, consegne di farmaci, visita con l'infettivologo, ecco una figura che ho dimenticato in precedenza, e anche l'infettivologo che è stata una figura costante. Sempre appunto presente sul centro diurno, non tutti i giorni, ma come specialista, e si muove non soltanto per gli utenti sul centro diurno, ma anche a domicilio, quindi effettua visite, richieste e quindi ha in carico pienamente queste persone. Si può accedere in diversi modi. Solitamente le persone che affluiscono presso il centro casa sono delle persone che comunque hanno delle problematiche dal punto di vista sociale, fanno parte un po' di quella della popolazione più messa ai margini, una popolazione molto fragile, i cosiddetti, io li chiamo sempre invisibili, perché all'interno di queste strutture ospedaliere queste persone sono un po' sottovalutate, prese proprio in considerazione, e qui può venire una vera e propria presa in carico. Poi comunque ci affluiscono a questo servizio anche tante persone che non riusciamo ad agganciare o nei dormitori o in altri servizi, come ad esempio lo citerò in questo momento, che è il BLQ, dove vengono svolti dei test per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmissibili, e anche lì può avvenire un aggancio di una persona che comunque ha scoperto di essere seropositiva o comunque arriva da un'altra nazione, da un altro luogo, e se in alcuni casi gli infermieri anche coinvolti, sempre del centro casa, coinvolti in queste attività, possono indicare il centro diurno come un luogo dove può continuare la presa in carico sanitaria.
e adesso il centro diurno però un po' rimodulato quelle che sono le sue attività, abbiamo cercato di mixare le due popolazioni, la popolazione vulnerabile, la popolazione migrante, con quelli che erano gli ex utenti, e comunque siamo riusciti a riscuotere anche qui un valore importante da parte di queste persone che comunque hanno accettato questi nuovi utenti. Cioè poi l'esigenza, la riflessione che c'è stata anche all'interno dell'ASL è sempre quella di ampliare i servizi, la popolazione a cui questi servizi comunque vengono dati, vengono garantiti, andando al di là della questione positività o meno per HIV. Ecco, comunque quando è stato aperto il centro casa per popolazione con HIV, l'HIV-AIDS è una patologia di un certo tipo con un certo stigma, e cosa che attualmente non è più così, fortunatamente ci sono altri tipi di marginalità, persone appunto esposte alla marginalizzazione di vario tipo, e quindi l'idea, appunto il disegno è stato quello di ampliare l'offerta a chi ha difficoltà ad accedere ai servizi per vari motivi, barriere d'accesso che siano di più svariati motivi, amministrative, linguistiche, economiche, per storie di vita e storie di vita vissute di esclusione. Per cui appunto magari c'è una certa diffidenza, chiaramente poi alcune cose sono cambiate, alcune persone non l'hanno vissuta neanche benissimo, bisogna dircela questa cosa assolutamente. L'idea è stata insomma quella appunto di aumentare l'offerta, consapevoli del fatto che sul territorio ci sono tanti tipi di fragilità diverse e che in molti casi c'è una difficoltà ad accedere ai servizi esistenti, per quanto siamo a Bologna che comunque la rete dei servizi è molto radicata sul territorio e l'accessibilità sicuramente è un tema fondamentale per fruirne realmente. Pensa a non arricchire in realtà una possibilità di accesso ai servizi. E, a proposito di HIV, ti chiedo Francesco di spiegare a chi ci sta seguendo che cos'è il telefono verde, cos'è questo servizio. Mi ricordo, il telefono verde è un servizio che funziona appunto 5 giorni a settimana, il lunedì dalle 10 alle 12 e restante parte della settimana sempre dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. È un'attività che viene svolta dai colleghi della casa circondariale Rocco D'Amato e dal personale del centro casa. Semplicemente qui raccogliamo quelle che sono le telefonate, dovrebbero essere dalla regione, ma provengono telefonate da tutta l'Italia, in merito a quelle che sono le tematiche delle MTS, attese sessualmente trasmissibili. Principalmente sono incentrate molto sull'HIV, ma durante quella che è stata la fase della pandemia le telefonate arrivano riscontri anche un po' diversi, del COVID, di virus svariati, e è un'attività comunque che permette, grazie al telefono verde qui in Emilia Romagna, di poter accedere a uno screening e quindi in modo del tutto anonimo e gratuito possono essere eseguiti dei test presso le strutture ospedaliere che si trovano su tutto il territorio dell'Emilia Romagna, e dopo qui dipende poi dal reparto di malattie infettive che segue gli esami, dopo circa 3 o 7 giorni puoi riuscire a ritirare l'effetto. Nel dettaglio qui, per quanto riguarda il centro casa, i test possono essere eseguiti su Bologna per quanto riguarda l'ospedale maggiore, mentre il Santuzzo adesso ha creato un accesso a parte, e sull'ospedale maggiore qui noi rispondiamo appunto dalle 14 alle 18, riusciamo a prenotare il test durante l'arco della settimana, e il giovedì successivo dalle 16 alle 18 è possibile ritirare il test anche qui del tutto anonimo, e sarà presente appunto una persona predisposta alla consegna, che solitamente è uno psicologo, che provvederà appunto a consegnare questo referto, e poi eventualmente, se ci deve essere una presa in carico, si può agganciare la persona a
quelli che sono i servizi territoriali dove è necessario. Ok, quindi il salone numero verde regionale, appunto, cui come dicevi in realtà rimane telefonate in fuori regione, però dedicato a dare informazioni e accedere ai test per l'HIV e le altre patologie. Ne approfitto per dire alla popolazione ristretta che ci sta seguendo che nel caso in cui necessiti di informazioni, abbia dubbi o pensa di aver messo in atto i comportamenti a rischio per la trasmissione di malattie infettive, anche HIV, epatite C o altro, può rivolgersi ovviamente ai medici di sezione per capire se è necessario fare degli approfondimenti nei test, quindi insomma per eventuali prese in carico o anche solo per avere informazioni. Proseguiamo. E abbiamo citato i dormitori, allora ti chiedo qual è la presenza sanitaria nei dormitori e quali sono anche i dormitori di Bologna in cui prestate servizio. Allora, i dormitori su Bologna dovrebbero essere, vado a memoria, quei dormitori della Mediana, all'incirca 7 quelli che sono presenti, però quelli in cui è presente una figura sanitaria, per esempio un ambulatorio, e in Mariana qui ha un ruolo molto importante come medico di tante strutture, sono due. Il Rostom, il centro Rostom è il centro del trame. All'interno di queste due strutture l'infermiere non è coinvolto soltanto l'infermiere, ma è presente un medico, infermieri, OS, educatori, assistenti sociali del servizio sociale Bassa Soglia, quindi con il comune c'è una collaborazione, è presente il SERP. Nel Beltrano in questo caso arriva anche il servizio di unità mobile, comunque, perché è coinvolta tutta la popolazione che comunque è molto problematica ed è carico a diversi servizi, non soltanto qui al centro casa, sui dormitori. E per quanto riguarda la parte sanitaria, la parte infermieristica, svolgiamo un'attività dal lunedì al venerdì, tutte le mattine ci diamo all'interno di queste strutture e dove avviene la somministrazione della terapia, prelevematici, medicazioni, tutte quelle che comunque sono le attività che un infermiere svolge regolarmente all'interno di un ambulatorio, soltanto che in questo caso, come una domiciliare, noi ci spostiamo all'interno di queste strutture e svolgiamo questa attività. Il giovedì è presente Mariana per quanto riguarda il Rostom e quindi vengono svolte le visite mediche degli utenti che sono presenti all'interno della struttura, vengono eseguite le visite protette e sempre Mariana coinvolte invece il martedì all'interno del centro Beltrano anche qui per le visite mediche. Visite che vengono eseguite anche al giovedì in entrambe le strutture da due medici che fanno parte del SERT. È un mondo abbastanza complesso in quanto all'interno di queste strutture sono presenti anche le dimissioni protette. Le dimissioni protette non sono altro che delle dimissioni ospedaliere degli utenti che vengono dimesse dall'ospedale e vengono presi in carico all'interno di queste strutture che hanno un numero limitato di posti dopo previa una valutazione eseguita da parte dell'infermiere e dell'assistente sociale. Quindi viene effettuato un vero e proprio UM e questa persona può entrare poi in seguito all'interno della struttura in questo percorso di DP, ma ovviamente il percorso deve avere un inizio e una fine, cioè non può essere occupato questo posto per un lungo periodo, in quanto ci deve essere un ricambio in modo tale da non pesare su quelle che sono le strutture ospedaliere e dare poi un cambio all'interno degli ospedali e dare la possibilità di accogliere nuove persone che hanno la TBC, potrebbero essere persone che hanno fatto le scheletriche o altri problemi. Ovviamente lì poi c'è tutto l'iter da seguire per i pazienti cronici, i pazienti multiproblematici, idonei e non idonei, si attivano diversi percorsi con l'ospedale stesso. Durante l'arco di un mese a cadenza giornaliera c'è sempre un confronto tra infermieri e personale sanitario con gli educatori delle strutture. A cadenza bisettimanale, mensile, vengono effettuate delle riunioni con le componenti della struttura e quindi viene fatto un check su tutti quelli che sono i casi, su tutto ciò che avviene all'interno dei dormitori e mentre poi anche qui più o meno circa una volta al mese con Marianna e con la Nadia ci riuniamo insieme ad altre figure di coordinamento per parlare un po' di quello che è il futuro, di quella che è la programmazione dei dormitori
su quello che si dovrà fare, dove è possibile migliorarci e dove è possibile comunque aumentare l'assistenza o comunque migliorarla. Comunque cerchiamo di rendere le persone autonome nella somministrazione e nell'assunzione della terapia stessa, perché durante l'arco della giornata o durante l'arco del periodo queste persone, il nostro immaginario è che comunque dopo un determinato periodo raggiungano una consapevolezza, raggiungano comunque un'autonomia e quindi siamo in grado di assumere la terapia da solo, consapevolezza delle patologie che hanno e quindi autonomi. Dopodiché possono effettuare il loro percorso anche fuori dai dormitori, si spera di fare un percorso quindi parallelo, sociale, educativo, affinché queste persone poi possano uscire in un calendario migliore. Quindi insomma la presa in carico della persona, anche dal punto di vista sanitario, della persona che accede ai dormitori, sicuramente avrete incontrato anche delle persone uscite dal carcere, perché molto spesso c'è stato un raccordo insomma tra l'equipe interna e effettivamente poi l'accoglienza del dormitorio. E allora un ultimo servizio proprio del corpo infermieristico del centro casa riguarda la presenza al Fratello, quindi l'istituto penale minorile qui di Bologna. Qual è un po' il ruolo dell'infermiere e come funziona diciamo il sistema sanitario interno al carcere di Fratello? Francesca, io so che tu lavori anche alla DOCSA, quindi più o meno è molto simile a quello del carcere degli adulti. Cambia l'utenza, cambiano le persone che sono dei minori, ovviamente non tutti sono minori perché i maggiorenni possono restare fino al compimento del 25 anno d'età e quindi qui cambia semplicemente l'utenza e quando si tratta di un minore è tutto molto più difficile, molto più complesso, è un po' più difficile, però ci sono delle persone coinvolte all'interno di queste strutture che sono anche qui rappresentate da psicologo, una vera e propria equipe sanitaria, dalla neuropsichiatria infantile alla psichiatria per gli adulti, è presente un medico durante tutto l'arco della settimana, esclusa la domenica, l'infermiere al mattino è presente dalle 8:30 circa fino alle 13:30-14, dopodiché al pomeriggio entra in reperibilità e solitamente intorno alle 17:00-17:30 si viene in struttura per la somministrazione della terapia. Fino a circa 2 anni fa la popolazione coinvolta nel carcere minorile di Bologna era un carcere più piccolo, proprio numericamente a cui vivevano circa un poco più di 20 persone, ma da 2 anni a questa parte appunto il numero è notevolmente aumentato e allo stesso tempo la mole di lavoro che gli infermieri devono svolgere all'interno di questa struttura aumentata, perché gli utenti sono raddoppiati, i ragazzi sono raddoppiati all'interno di questa struttura e le attività sono quelle che vengono svolte anche all'interno della bozza, dalla somministrazione della terapia come in ogni struttura. Una volta che viene l'apertura del proprio ambulatorio vengono svolte le attività sanitarie, infermieristiche, intraveri, meditazioni. Per quanto riguarda invece all'interno sempre di questo gruppo di lavoro è presente comunque la comunità ministeriale, il centro di prima accoglienza. Lì i ragazzi arrivano una volta che hanno fatto il reato, vengono collocati nel CPA, dopodiché sono in attesa di una sentenza appunto da parte del giudice e potrebbero avere una sentenza che può essere un rimando a casa, una comunità, un carcere, e anche lì comunque presente l'infermiere con il medico, svolgono la prima visita, si comunica il CPA e in quest'anno appunto col Covid il nostro lavoro è stato anche abbastanza complesso, perché far capire a una persona detenuta che deve mantenere delle distanze, dove comunque già complesso è già difficile, è stato fatto comunque anche qui un lavoro abbastanza importante, anche se poteva sembrare che il contagio non dovesse arrivare mai, invece è arrivato anche lì e anche lì è stato comunque complesso riuscire a lavorare. Per quanto riguarda il carcere, solitamente è presente una giornalista che non sono io ma una mia collega, e per dare una continuità assistenziale a questi ragazzi, perché comunque devono essere seguiti per quanto riguarda le visite specialistiche esterne
che ovviamente devono essere fatti soltanto se presente una scorta, quindi con gli agenti. È un lavoro che comunque ha bisogno di una certa continuità, non può essere lasciato al caso, non si possono alternare molte figure al carcere minorile di Bologna, così come immagino i piani all'interno della cosa. C'è bisogno di una persona che segua le cose in modo ben preciso e dettagliato, quindi così con un giurista si riesce a garantire una continuità. Direi che sei stato molto chiaro, poi esatto, sicuramente da chi ci segue dalla dozza, molte questioni sono effettivamente sovrapponibili, sì, sì. A parte il fatto che appunto l'infermiere nell'istituto minorile non è presente fisicamente, diciamo, durante tutto l'arco della giornata. Esatto, la domenica appunto lì si attiva una reperibilità, mentre la mattina l'infermiere è presente nel carcere. Dal sabato pomeriggio in poi fino alla domenica sera alle 20 attivi una reperibilità, e quindi una reperibilità che comunque è collegata alla somministrazione della terapia, quindi in determinati orari si dovrà essere presenti. Grazie intanto allora per quanto abbiamo detto finora, ci vediamo alla prossima puntata e continueremo ad ascoltare i nostri ospiti sui servizi appunto di cui abbiamo iniziato a parlare oggi. E rieccoci dopo aver ascoltato la rubrica interessante di Ausl, e ora concediamoci una poesia per concludere questa puntata. La poesia è di Beatrice Zerbini, con le sue incursioni poetiche, fa capolino nella nostra puntata con il testo Mentre tu non dormirai. Ascoltiamola. Mentre tu non dormirai più, io non dormo ancora e non ho sonno, ma ho alcuni piatti da lavare domani e ho le cene che verranno, cerchi alla testa e vicini di casa. Ho dei martedì futuri da sperare, ho mezza estate, l'autostrada e l'asfalto. Tu dal canto tuo assomigli ancora ai gatti, anche se sfuggi di più adesso alle carezze di noi umani. Mi ha insegnato da qualche giorno ad avere le spalle, ad avere la tosse, ad avere domani, forse. Ad avere coraggio me lo insegni ancora. Molte cose ho adesso per mano tua. Te la tengo stretta, invisibile come ora è lei. Abbiamo incrociato le vite, abbiamo incrociato le dita. Perché fosse breve il male alle ossa e andasse giù, scorresse veloce e diluito come l'ultimo latte alle mandorle. E ora andiamo, ti accompagno come tu mi accompagni nelle nostre diverse notti. Mi insegni il privilegio di poter piangere ancora, di patire le mancanze, di avere dei ricordi, fiato per dirli, di essere io quella che deve, perché può, ringraziare, salutare. Ringraziamo come sempre Beatrice Zerbini per le sue poesie, e a questo punto però dobbiamo salutarci. Vi ricordo sempre che potete scrivere a redazione liberi dentro @gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito durante questa trasmissione e ci vediamo domani. Ciao!